quando c'è tempo toglimi la Ah, moto. ancora? Che coglione. Quando c'è tempo, sì, perché mi sono ridato i soldi, che non la volevo come moto. Ah, oh, parte subito, la Giulietta. Ma tutte partono subito, anche la tipo. Fidati. Sì, è vero, è vero. C'è scritto sì, Rush! E poi se continua a scrivere leggi. Guardate che a me non mi arriva. Oh, Stefano, Stefano ha scritto adesso sì. Sì, ora mi è apparso. Io ho visto ACI finita, ACI finita, sì. Vabbè, vedi che entra in occhietti, eh. Perfetto. Fai il bravo. Mi pare, mi è arrivata la notifica. Brava. Brava, brava. Sì. Aspetta, aspetta, aspetta. Non mi muovo io. Sì. No, sti semafori però mi sembrano peggio che... Boh. Andiamo a chiaro 84. È come lo stesso... Ecco... Fermi raga, fermi, fermi, fermati. Mi metto solo di lato, però. Chi sei? Per chi? Kylo? Fatti. Ancora la scicchia. Giusta. 84. Ah, ecco. Eccoti. Vabbè, ciao. No, 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 grazie. Operativo. Camioni, dimmi chi di sei. 142. Ciao. Giovanna. Che è tornato Jimbo, adesso puoi partire. Povero Marco. Arma dei carabini. Sì, allora, dobbiamo rispettare tutti i rossi, Marco. Ma perché per fare da qua all'ospedale ci mettiamo 7 anni e mezzo. Ecco, bravo. Attraverso, guardi a destra, guardi a sinistra, se non ce ne sono fatti. Per favore, devo andare un attimo. Vai a vedere cosa fa. Ah, fanno fermo. Fabio, hai capito? Oh, vai. Grazie. Loro possono fare posti di blocco, sì. Chi? L'esercito. In teoria no, ma non so se non penso stiano facendo... Sono un attimo nei miei pensieri. Vediamo cosa fanno. Li vediamo. No, no, ma a me mi frega un cazzo un amo se ne va proprio. L'amo se ne va proprio bene. Sì. Sto nel PC. Sì. La vecchia postura. Andiamo a fare giro l'armeria, va. Ecco. Non l'ho visto.
Dopo andiamo anche a fare un giro là, ci ripara sta macchina dopo, va. Io penso solamente quel paletto che hai visto, il resto l'ho fatto tutto Marco. Yes. Avanti. Servirebbe un supporto al, al 10.001 verso l'ACI. K, stiamo arrivando. Piato. Ciao Vinci. Non si sa neanche per cosa, quindi preparamose. Ah, ci può rimettere che prendiamo la rana dal fianco e non da dietro? Che ci vuole un quarto d'ora. Tata che al cazzo. Non poteva di ACI, no. Verso l'ACI. Ma il punto è questo, eh. C'è anche una strada, proprio cammini, vabbè, quello è relativo. Parcheggiamo. Ah sì, sì, ma chiediamo anche se, se posso pagare lo scontrino. Andiamo a fare un controllo dentro l'ACI, ma dopo darmi in mano perché c'ho paura. Ma mi frega il cazzo, tanto se mi sparano comunque. È accesa, però vabbè. Salve. Buongiorno. Ciao. È avvenuta una sparatoria. Infatti invece. Ah, pure il nostro veicolo ci hanno spostato. Buono. Avete spostato voi? No, no, era lì. No, l'abbiamo trovato qua. Buono, allora ci ho fatto anche le compra di là. Praticamente è avvenuta una sparatoria. Allora, da quello che vedo che era. Era. Ma. Da quello che ricordo erano. Stavo dicendo, da quello che ricordo erano tre soggetti, due mascherati e uno. E il. Chi è che ha chiesto aiuto prima? Mi dissocio. Che senso aiuto, aspetta. È prima arrivato Jimbo. Quindi è stato concluso. Il report. Oddio, magari non l'ho chiuso io, fammi vedere. Sì, non l'hai chiuso. Te lo chiudo io, eh. Aiuto perché ah cosa sì grazie salve, non l'ho chiuso io ma l'ho oh, salve ecco Sari nata tornando vabbè sì dicevamo è avvenuto la sparatoria da quello che ricordo tre soggetti armati 9 mm si può vedere però sì ma lei come fa a sapere tutta sta pratica. L'ho detto okay, quello che ricordo, okay. Quello che mi ha detto anche lui. Sì. E i soggetti erano tutti e tre vestiti di bianco, ci ha detto il meccanico, con bandane che coprivano dal naso in giù di colore diverso. Questi soggetti c'erano già stati segnalati probabilmente da questo signore qua e avevamo inseguito uno di loro prima che era su un GLE nero opaco. Okay. Questo è avvenuto circa un'oretta e mezza fa che erano venuti qua e c'era sul veicolo un soggetto sempre vestito tutto di bianco con una maschera a bandana sempre bianca. Questo è quello che ci ha detto e che io mi ricordo perché stavo inseguendo. Da quello che mi ricordo io, quello c'era uno non mascherato, però non l'ho visto benissimo, mi sembrava addirittura l'armeria. Sì, l'ho visto, allora, l'ho visto, sì, sì, confermo tutto. Avete detto che la vostra macchina si è spostata? Sì, era fuori. Avevano dei guanti? Sì. Allora, sì. Vabbè, allora facciamo così. Facciamo un giretto intorno alla zona e vediamo se troviamo questo GLE. Comunque, io posso confermare quello che ha detto prima questo poliziotto alla mia sinistra. Perché prima io li ho visti nel parcheggio. Esatto, li ho visti prima nel parcheggio e c'era uno che non aveva la maschera. Infatti, sono riuscito a riconoscere il suo volto. Ed era infatti il direttore dell'armeria, appunto. Perfetto. Quindi posso confermare quello che ha detto.
qui. No, a me il mio sospetto. Oh, in realtà, cosa ci fa l'arma? Salve. Il bello è da dove è spuntato. No, aveva visto il carabiniere in macchina da solo. Voleva andare. Ah, sì, tutto a posto. Perché l'abbiamo avuto qua? Aspetta. Okay, a posto, posto. Vabbè, ragazzi, andiamo un attimo. Arrivederci. Arrivederci. Ora, allora, ragazzi, facciamo un giretto intorno alla zona e vediamo se troviamo ancora questo GLE o comunque auto sospette. Le fermiamo. Vabbè, facciamo un controllo di routine. Posso ripetere ai carabinieri quello che ho detto alla polizia? Hanno detto che arrivavano fra minimo un'ora o due. Qua? Quindi ritorneranno qua, sì. E vabbè, posso dire quando torneranno vedremo, ma adesso vediamo. Generale, posso parlarle un attimo? Dopo. Vediamo un attimino, insomma, davanti, dietro, insomma, un girettino qua lo faremo in queste ore allora. Ma gli hanno chiesto qualcosa di particolare, cioè che erano intenzionati a far cosa, non si sa? Vogliono chiedere dei soldi all'ACI, cioè devono hanno chiesto i soldi. Vabbè, adesso faremo qualche giretto in zona. Va bene. Va bene, grazie mille. Arrivederci. Saluti. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo, se ne va. Parlo qua o parlo in game? Parlando dove parlo. Vabbè, parlo qua. Allora, che dici se mi metto a lavorare come ACI e ti aspetto qua, tipo fargli un po' di protezione, vedere quando arrivano? Allora, loro sono deficienti perché c'è sta la vigilanza, no? Perché non la chiamano? Perché non sanno ancora come comunque... Cioè, sta scritto da ogni parte, camioni. Fermati, vai... vai dritto. Ok, di destra. Destra. Vai, vai, Marco, vai. Oh, chi sta guidando? Marco. Facciamo un giretto ora intorno. Vediamo se troviamo qualche auto particolare. Tranne questa, che è una cosa vecchia. Vecchia? Sì, successo prima. Facciamo un giretto in zona, vediamo se troviamo qualcosa di particolare. Poverino, anonimo, cerco famiglia. Ma... ma dubito che siano ancora da queste parti. Anonimo, cerco famiglia. Possiamo fare un giretto al porto. Magari sono da quelle parti qua. Oppure possiamo andare... a fare un giretto poi tipo il bar, di quei posti lì. Ex zone particolari, Ma non c'è più la possibilità. Vai nel culo. Non c'è più però la possibilità di comprare i camion, vero? Sì, come... che c'è. E dove si comprano? Che cazzo ne so io? Non ne hanno ancora messi perché ci sono solo i furgoni per adesso. A meno che non c'è un altro punto che non ho segnato. E può darci. Là, non ci siamo fatti neanche tornare alla macchina. Ecco, tra parentesi. Siamo dai cerebro lesi potenti. Vabbè, facciamo un giretto al porto. Poi torniamo. Andiamo dall'altra parte. E alla fine torniamo di nuovo all'ACI. Facciamo un diretto di nuovo. Così. Avete attivato il 112 voi? No, non ce l'ho fatto io, lasciamolo più attivato. Ok, fatto. Qua, attivato. Non puoi più riuscire... Ah no, ce l'avevo già attivo prima. Ce lo attivi una volta e ti rimane sempre attivo. Fin quando non riavvisi. No, io ho già riavviato. Il server. Ah, ecco. Ma quell'altro è morto?
Aiuto, da quanto tempo è che non sei riuscito a hackare il carabinio? Ciao. Vabbè, c'è nessuno, Marco. Non ci andiamo. Teniamo a mano benzina, va. Siamo in giro da quelle parti qua. Doveva farlo con mappa, sennò non era contento. No, no. Ecco. Ancora una, Marco? Eccolo lì. Oh, ci sono le scale, Marco! Cazzo, stai intanto! Non Non si so. passa di qui! O sa solo lui. Che cazzo fa? Marco, ci sono le scale! Che cazzo hanno disceso? Io dico un cazzo, fammi magnà. Bravo, fai bene. Allora, panino. Torni a dire. Torni a vedere McDonald's con la mia gang. Comunque dobbiamo dire ai meccanici della caserma di sistemare la Giulia. Le hanno messo qualche modifica di troppo. Perché? Ma arriva ai 450. Sì, trasporto organi. No, Ah, scherzo, non è ecco. vero. Allora se va via così veloce lì dobbiamo tenere la lingua. Ma perché tanto è incontrollabile questa macchina? Eh beh. Ma sì, va via 450, sì, ma è incontrollabile. Dimmi che fai. Bra ecco. La cintura E però, ce l'avevo, eh. eh. Ah, ecco Non allora. mi rompete i coglioni. Stavolta l'avevo, cioè penso. Penso. Ma che si vede in basso, eh. Ecco. Che c'è che fa? Oh, non so, ce l'avevo, boh, che cazzo è. Colpa di Marco, ha la guida troppo. Troppo. Non va bene. E non parli. Me Ecco. lo dici? Ciao Rick, sì, ci sta tutto, ci sta tutto. Polizia di stato d'arma. Adesso che coglioni. Avanti. Siamo stati informati dall'esercito che abbiamo ritrovato i tre soggetti, molto probabilmente, nei pressi dell'armeria. Cappa, arriviamo, va. Vai. Marco, qua dritto, Armeria. non questa, ma quella dopo a sinistra. Non questa, quella dopo. Qua dritto. Qua a sinistra. Ora ragazzi, facciamo un giro. Ah, Se non entriamo in armeria, ecco, ok. Fate piano, esatto, rimanete un qua. giro di pattuglia. Tanto c'è Rimanete, l'esercito. ecco, mettete lì al semaforo. Vai avanti, vai avanti, vai avanti. Marco, facciamo un giro di Non ci sono ripetizione. macchine qua in giro, quindi significa o che sono a piedi o c'è qualcuno che vi sta aspettando da qualche parte. No, vabbè, come cazzo fanno? Cioè. Noi dobbiamo far finta che ci potrebbero Noi. esserci energie, vorrei dire. Sì, vabbè, però. Sappiamo che non ci sono, ma dobbiamo far finta che potrebbero Sì, esserci. vabbè, dai.
Siamo un giretto intorno, vediamo se ci sta qualche macchina, qualcosa di particolare. Provo. Potrebbe essere un'autobomba anche. Quella macchina che vola. Seguiamo le direttive del Ministero dell'Interno. Lampeggianti fissi per prevenire. Di premere 9 e diventa 002, poi premi L. Prima 9, non prima L, che hai capito, grazie. O anche L e poi 9, cioè, come ti pare, però. Vabbè, raga, rimaniamo qua nei pressi qua, però no, io... Andiamo a sparare, interveniamo, se no... Cioè, entrare a cannone dell'armeria così anche no, nel senso... c'è già là il mondo, vorrei dire. C'è l'esercito. Sì, ma non hanno parlato neanche troppo, Marco. Vai, no, va bene, vieni qua, facciamo un giretto qua, visto che ci siamo. I posti qua. Vai dritto. Bravo, suona. Facciamo un giro panoramico. Ecco. Sto vedendo lassù un cielo. Mettiamoci appostati in questa via qua, va. Marco, entra qua. In quella via che ti ho messo il punto. E ci mettiamo col muso rivolto verso l'armeria. Vai, vai, Marco, vai, vai. Yes. Ci sta, ci sta. Vai, vai. Ok, prosegui dritto. Vai dritto. Vai, Marco. Piano. Qua gira a destra. Destra. No, no, via. No, va bene, va bene, va bene, va bene. Vai, vai. Ma di quanti develop per mettere una vietta? Mettiti qua. Qua sul marciapiede, mezzo su, mezzo giù. Vediamo se c'è qualcosa di particolare. Ciao Just. Per me li ha seccati. Boh. C'è stato anche l'esercito, hanno i carabini, cioè. No, sono usciti come noi. No, l'altro già c'erano, uscivano con la carabina. No, poi gli ha detto il generale che non potevano averla. Non il generale primo, il generale secondo, diciamo, quello che c'è. Entra in radio un attimo dalla PS e chiedi se è tutto bene l'armeria. Io c'ho il problema con lì del Windows. Palle, devo entrare io. Entra il Marco. Credo un po'. No, io vabbè. Vicino. Arma dei carabinieri per polizia di stato. Avanti, comunicare. Tutto a posto l'armeria? Affermativo, però i soggetti erano molto, molto scontrati alla nostra posizione. Due. Ripetere l'ultima PS. Affermativo, la situazione è tutto sotto controllo, i soggetti non sono armati. Cabba, sono loro, c'è qualcosa che possa ricondurli a loro? C'è qualcosa che ci può far capire che era loro all'armeria, all'ACI o no? Sono, i soggetti erano identici e uguali, un soggetto non era mascherato e forse potrebbe essere il soggetto. Quello dell'ACI aveva detto che il direttore dell'armeria era il capo, infatti subito quando si è approcciato nei nostri confronti ha tenuto un comportamento abbastanza strano. Vabbè, ci sono gli estremi per un fermo? Dobbiamo distaccare perché devo cambiare il collega che sta, perché lui deve fare. Se voi volete provocarlo, fatto. No, no, vabbè, se non c'è nessuno estremo lasciamoli andare e teniamoli d'occhio. Copiato. Datemi, raga, andiamo via tranquilli. Non vedrò. Vabbè. Ciao, Vale. Ciao, Vale. Ah, comunque aspettavo che mi scrivi, vedo, Chi?
Yuji. Ma chi ce l'ha? Mi hai detto che c'è Saviedma. Per fare? E per parlare con quello là. Ah, vabbè. No, il coso era se lui voleva bisogno di parlare, io c'ero dalle due. Comunque sono tre. C'è un dubbio, Giulia, poi. Sì. Ho già visto che è stata fa armeria, non armeria. Ah, sì, hanno... Eravamo di supporto. C'è qualche richiesta di pizzo in giro. Ah. La PS ci ha chiesto supporto al... all'armeria, ma non gli ho fatto, non li ho fatti entrare, no, in carabinieri, perché c'era già l'esercito, c'era già il mondo, cioè cazzo, ho detto facciamo un giro intorno, vediamo se c'è qualcosa che non va, poi se sentiamo che c'è qualcos'altro che ci chiama. Ecco. Ah no, sono io con le radio da loro. Dicevo dirigente che superiore, che è radio. Dei coglioni. Infatti, ok, che rompere cazzo, mo. Ma fai la decisione sterrata, Marco, fai prima. Ecco. Vabbè, ecco. Non deve volarla, eh. Ecco. Ma ci facciamo tipo Harry Potter, eh? Cioè, fai la decisione sterrata. Ah, quindi Caminiglia l'hai torto? Il richiamo interno a chi? A quell'altro là? No. Perché no, richiamano un lato. A caviglia, quella cosa lì della 580 che tu non hai più fatto. No, de Mario. No, Mario non gliel'ho tolto. Perché hai scritto sì? Quello lì. No, ho scritto di caviglia. No. Che quella cosa là che aveva risolta. Scusami. Quello di Mario non glielo tolgo, perché se gli tolgo quello... Fermati un secondo! Aspetta, fai vedere. Ah, sì, tu hai tolto caviglia. Ok, allora se gli ha torto. Questo che vale, si è dimenticato. Poi caviglia, ma l'ho toccato ieri sera. Ma raga, secondo me non... Cioè... Secondo me... Vabbè, lasciamo richiamo, poi... Vedete voi. Boh, guarda, gli aveva detto che gliel'aveva tolto, però non l'ha più tolto. Ah, Mario intendo, Cioè... Mario sì, gli lasciamo che richiamo lì. Boh, sai che io non sono così convinto. Cosa? Di lasciare il richiamo? Perché? Vuoi toglierlo? Devo pensarci un attimo. Al massimo gli lasciamo il richiamo interno, ma gli togliamo la cosa della paletta del cicchiello. Ecco. Boh. Marco però entra direttamente dal garage, perché io non ci voglio di parcheggiare di nuovo qua, fa tutto a piedi, te lo dico. È nato stanco, eh. Sì, proprio. Vai, quando volete sono Eh? Salve! Adesso parla. Salve! Salve! Non si faccia domande, il signore ecco, fa domande. Infatti, meglio di no, va là. Il signore qua mangia pochissimo. Io non posso ucciderlo, non posso fare niente. Non ci provare a pensare a quelle cose, perché so cosa sta pensando. Sì, infatti, fammi chiamare Scendio 18, va. Ecco. Arma io di non c'entro nulla. Arma dei carabinieri per soccorso sanitario. Ma perché sono qui con l'automedica? Ma io non posso andarmene via un attimo e questi fanno su di nostro. Come cazzo? Ragazzi, guida. Potete andare intanto a mettere a posto la mano al volante? C'è di 18? Subito. Ma chi è che è con l'automedica? Deve aspettare finché non si apre. Allora, all'ACI ci servirebbe un'ambulanza, c'è un signore a terra. 10.001. Arrivo io, ci sono io. Grazie. Sta arrivando Mallot. Quindi quello con l'automedica era Kilo. Ma no, era Mallot. L'altro, Tabita. Mallot. Ah, ecco, sempre Mallot. Posso portare via tra spalle? Vero? Sì, porta via tutto. Lo schiaccia, pensavo lo schiacciassi. E infatti anch'io ho detto, boh, guarda. Ciao Sblurks. Che è quello? Rush. Ciao Bella. Salve.
Buonasera. Se ciao. Successo? E che cazzo ne so? Calo di zuccheri. Sì, immagino. Il signore, noi stavamo riparando la Lamborghini là dietro. Ma qui sì. Sempre cali di zucchero, non ne avete macchinette qui dentro? Infatti. Solo per la Coca-Cola, ma non penso che... beh, vedi che va bene per i cali di zucchero. Sto per morire anch'io di fame, aspetti sì. Che mangio. Dio mio. Perché mi hai tutto bene, signore? Penso un po' male il naso, mi sa che qualcuno mi ha tirato un pugno. Ah, e allora... Lo faccio a controllare. Un po' il naso, mi sa che mi colla il naso. Signor carabiniere, vuole le colla il naso? Sangue dal naso. È un attimo che... Cibo. Non mi sembra molto credibile. Posso rubarmi l'ipico di... dell'aci? No! Sì. È rotto o non è rotto? Però se vuole, venga in ospedale. Posso, perché non so cosa si è perso. Non so dov'è la mia macchina. C'è stato giorno. No, per un attimo l'ho scambiato per quello delle gang. Va bene, era molto giorno, però va bene. Buonasera, stato. Ciao. Salve, buon lavoro. Lei com'è prezzemolo, Prezzemolo? Chi è il prezzemolo? Lui. Prezzemolo. No, io. Sì, lei. Lui è vestito come quello della gang, cioè. Io. Signore, mi sente? Signore, mi sente? Ma si può alzare? Ecco. Che devi fare il controllo della prostata. Che figata. Ti controllo. No, non ho capito, ma che c'ha lei sul sulla cintura? Cintura, che cintura? Signore, perché c'ho un macete a... Porca troia! No, calmi! Quello che perché c'ho un macete, signore? Me lo dica. Non è un macete. Ah, no, 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 con quella cadenza lì. Ma non siamo a Londra, guardi. Cioè, non... E quell'altro? Quell'altro? Porca puttana! Madonna. Che succede? Quale? Spermi. Posso anche dire il ah, ecco, allora ce lo dica, se può dircelo. Quello ragazzo di vigilanza là. A posto siamo, guarda. Vabbè, vannamo, se ne va prima che quello torni. Arrivederci. Saluti, arrivederci. Io ho fatto Volpe. Quanto è sbagliato. Ma che Salve. Ciao. Arrivederla. Ma come arrivederla? Metta via sto macete. Bene, arrivederci. Sì. Starto con sta macchina, si sa che deve da fa. Oh, come il prezzemolo, Lo posso dire via quel cazzo di fucco, non mi dà fastidio. No. La strada. No, lo spostavo e basta. C'è l'ACI. È vero. E lì davanti, soprattutto. Hai ragione. Vai, GVA, che si ritorna ai vecchi tempi, vai. Devo guidare io. No, vieni con me, va. E questo? Vabbè, vattene, andiamocene, perché guarda. Sta a salire l'esaurimento. Andiamo in caserma, va. Andiamo più a Vale. Andiamo più al gelato. Marco, ferma quello con quella macchinetta. Sì, vabbè, che famo a municipale? Vabbè, la microcar, è vero, la microcar sembra tipo. Però. Vediamo cosa fa, Marco rallenta. Esatto, seguilo. Vai, seguilo. Allora, un rosso l'ha bruciato. Questo rallancione, perché manca a Bonagliela. Oddio, no, è lui, vai via! Vai via! Ah, mi ha capito chi è, scampa Marco. Vai qua, va che è meglio. Ma guarda se mi deve fa ammazzare tutti i carabinieri. No, devi andare in caserma. Volevate fermare Multimax, ragazzi, siete sicuri di quello che stavamo per fare? No, l'ho scoperto dopo che era Multimax. Io ho sentito la voce in secondo, ho detto ah! Ti teneva qua una settimana, raga, ve lo dico. Comunque io prima ti ho anche ostato, non ti è arrivato nulla. No, grazie Vale, grazie Vale. Top number one, viva l'edilizia. L'edilizia, sempre, grandi. 1750 vestimenti, grazie. Anche io. Meglio viva la figa, però vabbè. Ecco, alleluia. Perché ho detto il male? No. Ho detto il male. Ma
non ho detto la N word. Alleluia. Come stai? Desk aperto. Cerco mafia. Cerco Mario. Come si scrive con 112? 112? No. CC. Slash CC. Slash CC. Come come nella pubblicità. Desk aperto. Ecco ora quest'altro. Eccolo là. Disponibili? Non disponibili. Perché da fatto scrivo vigilanza? Ah, anche no, ok. Io cerco. Vabbè, scusa, i messaggi che stai di dietro stanno arrivando col Twitter? No, in anonimo. A me le immagini del Twitter però sono anonimi. Pure noi. A me mi arriva col vigilanza. Ecco. A me mi è arrivata un'email. Da Chimo. Ti sta piacendo la 2.2? Ah, sì, l'ho mandato io. Cosa fa qua a mandare l'email? Ma facciamo, fatta che faccio uno stato, va. Vai. Ho aggiunto uno stato su WhatsApp. Ma non possiamo metterci le immagini che abbiamo sul non su, sopra le immagini di profilo di WhatsApp di in game? Che cazzo ne so io? Io sono il camionista, voglio metterci l'immagine di un camion. Guarda lo stato mio di WhatsApp, va sul gioco. È arrivato un messaggio sul gruppo di WhatsApp. Devo risolvere buongiorno. Non so damo più. Ehi. Buongiorno, non sortiamo più. Allora andiamo a vedere stato. Io non lo vedo Jimbo, lo stato, non ce l'ho il tuo numero. Sei un coglione. Perché ci sono 700 macchine fuori? Ma in verità c'è... sono 3. 3. Vale, ti picchio. Vabbè, fate come va bar, ciao. E me ne vado. Tutto. Vai, voglio guidare io a Giulia, va. Neck. Guarda che incontrollabile, te lo giuro. Infatti, per quello che voglio guidarla. Marco, no, vieni, andiamo in territoriale con la tipo. Mi piace la tipo. Ma si sente almeno? No, ecco. Ciao, parlerà di da solo. Rimaniamo tutti nella stessa vocale, Jimbo, ci spostiamo. Fate un boom, mi pare. Buonasera a tutti, sono il generale Marco Ferrara, entriamo in servizio con l'operatore a bordo di una Alfa Romeo Giulia. Ciao. Con salvezza a tutti. C'è scritto sotto, ma... sì, vale. Guarda se c'è scritto sti cazzi, vale un secondo. Pistola, taser, manganello, giustamente la pistola mitraglietta. Telefono, la sigaretta. Ah, sigaretta, quella più importante. Ah, c'è un caffè. Ah, a proposito, G, portami al negozietto, non c'ho niente a pure. Vabbè, raga, questa qua centro paletto di un secondo. Ah, vale, siete un po'. Se per te va bene. Dopo, visto che l'ho trovato, prelevo boh qualcosa dal fondo e faccio fare un ordine all'import. Ah, a proposito, non mi dividi in questo fondo. Allora, nel secondo edificio, nell'ufficio director, che vabbè, è sito americano, fa niente, c'è a sinistra un blip, e c'è scritto meno un questore, e da lì puoi vedere i gradi, licenziare, assumere, vedere il fondo, prelevare, sì, ritirare, poi... depositare. Oh, si può fare tutto. Dai, vai che io c'ho fretta. Mi sta laggando tutto. Sì, vabbè. Sì, vabbè, guidavi te, quest'ora avevamo ancora tipo sa Prenestina, sa l'aria. Sì, vabbè. Sì. È vero Jimbo che doveva 4,50 quella cazzo di macchina? Lo so, io sono arrivato a 2,70. Ecco, non è un po' tanto 2,70? Ma no, va bene, ma che cazzo me frega? Va bene. Ci gira al massimo. Se la sapete guidare? Ci gira al massimo. C'è abbastanza sorti. Qua posso. Vediamo 40, resti uguale. Cioè, se rendiamo con il generale qua non c'è macchi sorti. Ma come ricordo, vabbè, dovrebbe essere questo. Ce li ho io i soldi, non ce li hai te? Allora, ritira. Quanto ritira? 2000. Quanto c'ho? 26.000, sto recuperando. Vai, bravo, uguale. Io sono già a 40. Io sono a 190? Sì, 192. Ah, l'accendino mi mancava. 207! Minga! Bello, voglio sia i Marlboro che questo, no? Sì, piglia, spendi. Perché non mettiamo anche le chest, già che ci siamo?
Cioè, mi fanno gli fanno schifo quegli altri due, le Chesterfield. Spendi, spendi. Spendi, spendi, vale. Vabbè, costa 50. Mi sono comprato pure io due pacchetti. Spendi, spendi! Sono un tossico. Adesso un panino a uomo magno. Ecco. Andiamo a magno. Sono un tossico, quindi fumo. Andiamo, andiamo. Vale, non è quello che... Non sbriciolare, te lo dico. Se poi capito, ti dice pure i grammi, ma manco fosse quello. So io, che cazzo. Porca puttana, me lo mando a fare in culo, va. Ah, e sto comando nella pattuglia, sì. Mando... Devi mettere la cintura, Vale Gamer. Ce l'ho. Ah, ok, ecco. Non pare come ha fatto prima Jimbo. Ma infatti, mi sa che ho fatto. C'avevo un Mada, vado sotto. E ho volato fuori. Aspetti, devo attivare la cosa dell'FPS. Overlay. Draw performance. 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 Da 45 a 10. Piripipi. Che proprio sulla mappa. A me lì di FPS 50. Zero. Vedi, qua dentro il garage c'è 50. Io 95. 36, ecco. 45. 48. 45. Io l'ospedale ne faccio 70. Ah, ma aspetta, ho capito io perché mi stanno a male. Perché non è acceso sto coso. Perché avrà perso il mondo, raga. Garantito. Io non apro neanche più Steam, non mi serve. Perché no? No, perché erano spenti i ventoli sotto. No, Steam non serve sempre, serve ogni tanto. Io accendo sempre senza Steam, basta Discord, basta. Posso fare questa cosa qua. A me mi dà sempre... Mi chiede sempre Steam. No, sai perché? Perché io ho Steam collegato con Discord, è collegato con 5M. E allora me lo... Perché fa caso? Cosa stai dicendo? Mi sembra che è pieno, Marco, dove cazzo vai? Vale, ringrazio Marco che sta facendo gasolio alla pattuglia. Cioè, sì, dopo quello che ho visto prima che ha fatto sulla spiaggia. Dopo fatto sulla spiaggia? Sì, no, che sgombra. La legna. Andava giù per le cose dei disabili. Il posto suo, infatti. No, povero Marco. E quindi imparla. Che tasca ci consente? E questa è un'altra trovata del Vale, come minimo. Per me c'è la madre a fianco che lo picchia se parla. Chi è messa a chiamare in gioco? Dillo. Chi è? Grippo? No, come Grippo? Ah no. Chiamate in arrivo. E rispondi. Pronto? Ah, sei un coglione, stavo a parlare da mezz'ora da solo. Sì, sei un coglione, Marco. No, guarda, mi sente? Mi dica? No, comunque ti stavo a dire. Sì, mi dica. Per cosa mi chiama? Quelle strade, cioè, le possiamo usare noi. Ho solo per i disabili, Marco. Vabbè, ma se dobbiamo usare. Ragazzi, anche lei, vicevi il ispettore, commissario, quello che è. Marco, fermo, ho detto. Ah, fermi? No, no, ho detto fermi a parlare. Ma hanno chiamato per farmi i complimenti. Perché? Di cosa? Guardi, generale, sono il vice coso della Polizia di Stato, volevamo complimentarci con lei per il suo operato. Vale, non ti senti importante che ti ha fatto complimenti alla polizia, Vale? A ti darà. Non ti senti importante? Oh, che parte? Emergenze carabinieri. Jimbo, fai tu? Faccio io. Lasciamo fare la municipale a polizia. Cosa è terminata? Io stenta. Te l'ho fatta io. Eccoli. Si è bagato. Eccoli. Cazzo. Perché non vedo più un cazzo nel telefono? Ah, vai, segui. Mamma. Ah, non sono loro, eh. Vedi che non sono loro. Inculiamoci tra di noi, complimenti. Che sta succede qua? Mi sa che bisogna prendere quello in moto. Se ne va il bungalow. Namo se ne va. Ma è allora, pieno. Ce ne andiamo? Niente, a me mi devi ricasciare. Sì, sì, venite via. Andiamocene, che io in stazione del merda non ci voglio rinnovare. Ecco. Via, fuori dal cazzo. Marco, agli occhietti, Cimbo. Vabbè, è una missione, vabbè.
Già non so cazzo per quello che tuo figa, figurati per quello che hai detto te. Vabbè, c'è annunciato di torno. Guarda, guarda quest'altro, guardalo, guarda. Sì, vabbè, guarda. vai municipale. No, mo lo tiro sotto. Ma qua è municipale, tutto incontro, ma questo è malato di testa. Prendi il camion, compri... Ma perché non si è fatto investire, guarda? Perché non si è fatto investire dal camion? Io, raga, ho visto... Ma, ascoltami, ma la vigilanza che sta a fare, cioè? No, la vigilanza insegue, lo sai? Ieri hai... no, la vigilanza poi si è messa a sgomma... Che è passato quello che pensa che la vigilanza ci comincia. Scusi! Guardalo. Sì? Guardi che il codice della strada vale per lei come vale per tutti gli altri, Chiedo scusa, come? Io sono sirena. Il codice della strada vale per, come per lei e per tutti gli altri. No, assolutamente no. Ecco, guarda quello. Ma cosa vuole da... Ma sì, cioè... L'abbiamo perso, Fabio. Sì, ma guarda da te, no? Guarda là. Esatto, cioè... no, perché quello... Sì, perché quello che ha fatto... Ti metterai dentro. Ciao Manu. Quella staccata a macchina. Sì, sì, vabbè, guarda. Ti metterai dentro, Dobbiamo andare dall'ACI tra poco, Perché? Non è ancora rotta la macchina. Sì, davanti sì. Poco. Ha la targa sporca. Oh, mamma mia. Moto cosa? È a destra andata. È la moto? Che deve da fare, cioè? È andata a dubbio. È quella di prima, È la nostra, allora, è modo cazzanata qua. Ora, ragazzi, da territorio, rimanete qua un attimo di fare un giretto voi, dai. Anche qui c'è qualche chiamata, interveniamo noi. Detto che noi andiamo verso l'ospedale vecchio. Ma sì, ragazzi, state tranquilli, cioè... Ma sì, Marco, dai, lasciali vivere, poverini. Esatto. Colo, non ci credo, è andato all'altro fermo. Cioè, si è parlato dalla polizia. Giovane! Giovane! Non lo so io, salve, ma questo qua è scappato da noi ed è venuto da voi. Cioè, questo è scappato da noi ed è venuto da voi. Ma... Vabbè. Ecco. Signore, scusi, può scendere dal veicolo? Marco, guido io. Ma... Marco, guido io. Quando inizia fa ma. Mamma. Ah, ci ha graffiato la macchina, Marco, fermalo. Ma scusi, io non lo so, adesso ci paga pure i danni perché ci graffia la macchina. Ma non lo so, no, ma io questo, dico. Questo è un atto vandalico. Ma che cazzo è la... Marco! È un atto vandalico. Ma che matto vandalico? Ha rigato la scritta carabinieri. Ma cosa vuol dire? Vabbè, dai, signore, scenda, mi dà il documento e poi si va a casa, dai. A costituire. Sì, si va in casa, sì, quella circondariale. Posso, Cibo, come si fa a girare la patente? Che cazzo è eso? Con la maschera. Oh! Perché, perché la patente è fatta come quella realistica, no? Okay, che dietro c'è scritto di cosa ce l'hai. Il problema è che dietro, come cazzo la giri tu la patente? Tu lo sai? No, neanche tu, vedi? Neanche il cane lo sa. Fabio, prepara un attimo il database, per favore, che ti dico un nome, mo. Coglioni. Ma come cazzo è possibile che c'han già reati, Marco, che per da due giorni sta ma roba? Ma che sì? No, vabbè, non lo so. A prescindere. Se sono già reati... E mo gli mettiamo il primo. Meliodas Bavarese. Io non voglio mettere il primo, cioè non segni te il primo. Vabbè, lo metto io. Meliodas Bavarese. Meliodas? Meglio... Scusi, ma lei ha fatto... Questo nome gliel'hanno preso all'anagrafe, italiano? Meliodas. Ah, ok, a posto, vabbè. Mi dia un secondo che facciamo una verifica. Io non lo so, sicuramente. Quello gli esce pure la testa fuori da... Sì, sì, sì. Meliones Bavarese, ti dice qualcosa? Gli hanno già tolto 5 punti dalla patente. Ecco. Allora, mo gli dico qualcosa. Ma gli dico qualcosa. Signore, ma a lei hanno già rimosso 5 punti? Vabbè, sta al telefono per fermo. Signore? Ma? Tutto a posto? Ok. Signore, ma le hanno tolto 5 punti della patente, già? Che non parla? Gli è venuto un cancro la... Ecco! No, vabbè, ha puffato! No, è crashato. Allora, andiamo, dai, Marco, mi sono preso i coglioni. Sì, è crashato. Okay. Sì, ma raga, aspettato, no? Sì, l'ho aspettato. Vabbè, lo lasciamo andare, dai. No, ma che? No, ma tu non...
No, ma che, oh, ma tu perché? No, no, ma. Ma sei fuori rilasciare una persona per un atto vandalico? Ma cioè. Ci rendiamo conto, lasciare una persona perché per sbaglio mentre ti tragiava con la moto ci ha graffiato da carabinieri. Guarda che guarda che tu mi hai detto di qualcosa, ci ha rigato la macchina. Non è qualcosa, no, non di Jim, l'ha detto di qualcosa, no, che ha fatto mandare. Che prendi l'arresto. Vabbè, non lo stavo arrestando, glielo sono detto. Mi dica, signore, ha bisogno? Ecco, sì. Un altro. Aspetta. Dov'è quello che è affermato? Guarda, non lo so manco io dove è andato questo qua con la moto. Lo so, la moto. Domanda, una bella domanda. No, non la può prendere. Non è sua. Non lo so. Si tolga il casco, che credo che neanche quello è suo. Ecco. È una buona giornata. Quello è suo. Va bene, ok. Buona giornata, signore. Salve. Didi, ma c'è un Power Ranger o c'è la moto? No, ma che... Ma perché devi andare a dire queste cose che poi quello va a dirglielo davvero? No, no, non gliel'ho detto, non gliel'ho detto. No, vabbè. Muove Pio per il culo. Ah, raga, quando state fuori servizio gli vedete di quello che cazzo gli pare. Quando state in servizio. Questo è in contromano. Quello con... No, è giusto di mano, Marco. Cioè, quello in contromano, non dica. Ah, veramente? Sì, veramente. E gira la macchina, allora. Vabbè, sì. Non proprio così, però. Andava bene. Ho successo prima? Sì, sì, voi... mo che fa? Vabbè, mi ha già rotto il cazzo, ciao. Ecco, andiamo. Vedi Marco? Ci vuole tanto? Allora, sali. No, mo devo riuscire a rimettermi il cappello, com'è che si rimette? Andandolo a rimettere dalla cosa, non puoi più rimetterlo. Su, sali, no, non vabbè. Più ok. Ma puoi guidare tu? Vuoi guidare? Sì, sì, guido io. È rientrato comunque, raga, quello? Ora è rientrato? Ma è vero che tu c'è un menu, quindi lo vedi. Ah, Jimbo, gli volevamo far vedere live il nuovo Autovelox, se si mettiamo qui. No, voglio... Ah, io non riesco a farlo funzionare, quella fare, non riesco. Voglio seguire un attimo questo. Mo gli dico che ce n'annamo e che per questa volta va bene così. Mi sa che quello già... Eccolo. Faccio il montaggio della macchina. Sì, si è fermato Garashone, sarà già fermato. Noi poi andiamo a fare un controllo al carcere. Perché? Questa macchina bisogna risgaloppare. Ok. Radiata, io non capisco che c'ha la maschera oggi in faccia. No, no. Questa non so. Ma sto morendo. Eh? C'è un parcheggio a Revibbia, non lo sapevo. Sì. Non lo sapevo. Arrivo, allora, quanto mi dà fastidio sta cosa americana. Guarda. Devono toglierla. Appena gli arriva la connessione. Appena pagano Fastweb. No, raga, l'imitazione. Ma quanto è bello però, vale il fischio che mentre sei lì. Che mentre sei lì tranquillo. Sì, poi ti inizia a parlare in inglese. Boh. Eccolo. Eccolo. Come sai che gli devi salve? Hai superato la no, lo so, lo so, va bene. Ma la striscia pedonali? Tolga pure la roba. Ma lei ha fatto anche divieto di sosta, però. Ecco. No, ma sto... cazzo, no, non l'ho detto in game, non l'ho detto in game. Vabbè, allora, sì, ho fatto tutto. Allora, guarda, per questa volta lasciamo perdere, va bene? Vale, seguimi, guarda dove va questo qui, Sì, tanto sta dietro, mo gira a sinistra. Vai. È andato là in casa, Vai, mette la cintura, che costo pazzo. Al massimo rientra io da qua. Mo da qua ci stava la via. Sinistra. Marco, metti da appoggiare le sirene. Tocca l'altra, a sinistra. Ma... altrimenti qui tu. Prova a sinistra in sto vicolo che mi sa che stanno là. Mi piace la tipo 2.20 in salita, guarda che è bellissimo, cioè... 2.30 in salita, basta. Ma guarda dove cazzo è andato questo, dentro le case quelle là dentro al vicolo. Cimbo, ma viaggia era tipo 2.30 in salita, vai a destra e 2.40 in discesa. Piano queste case qua dovrebbe stare. Gli ho detto proprio al massimo. Ciao. Ciao. Qua dentro è entrato. Destra, vieni un po'. Allora. Ecco. Non l'ho preso, Io ho visto che l'ha buttato giù. Io non mi fido. Sì. Vale per controllare la live. Mamma Eccolo. No, è bella. Destra. Anche l'interno, è bella proprio. No, niente. Sta la tipo. Jimbo, la tipo ce l'hai fatta mettere te? Secondo te? Non lo so. Dopo che gli avete cagato. Ho fatto bene. Io no.
non lo penso. Io sì, io sì, io sì, ho fatto bene perché è bellissimo. Ci sta. Anzi che gli ho rifatto mettere la Giulia, sennò manca la Giulia avevo... No, la Giulia era l'unica che usavamo, ce l'aveva... Appunto, appunto per quello, usavate solo quello. Adesso non lo usiamo più perché fa schifo, cioè non è che fa schifo, perché da... No. Oh. Jim, attento che sennò poi ti dico, non è la caserma fa schifo. Sì, sì. No, no, la caserma è bella, c'è anche la sala. Cosa hai visto, Marco? Guarda che Ho visto che sei andato contro il palo. No. Comunque non vediamo Marco Rocchetti, sono bravo a guidare, Ok, va bene, No, niente, vabbè. Riesco sia a spingere la macchina che a tenerla intera. Tu invece vai piano e la distruggi. Ma co... ma... vabbè, se la gente mi si ferma davanti a caso... Mettiamo l'autovelox, va. Vai. L'autovelox volete mettere? Sì, mettiamo l'autovelox, va. Fabio, ora, dimmi come si fa. Allora, F6... Aspetta. Piazzare e togliere l'autovelox. Noi stiamo facendo un pochino un giretto fuori città, Per vedere chi c'è. 50, sì. Dov'è che siete voi con il l'autovelox? Messo. Così. Ti dice solo la target, ti dice chi è, chi non è. No, beh, vabbè. Così passiamo noi. Però poi la te lo dice solo a te, però? Sì, sì, poi la notifica gliela inviamo. Sì, un'altra volta è quello appena sgommato. A casa gliela inviamo. Beh, certo, prendiamo la targa e gliela inviamo a casa la notifica poi. Ovvio. Ma scusa, se tipo gliene metti uno là e un altro mo fa mettere qua. No, no, no. Guarda che l'ho messo dritto apposta, eh. Al centrale sono. Centrale, vai. Che tutti quelli che passano. Oh, mi piace. A me piace guidare, Marco. Cioè, vediamo quanto passano questi. Ma non così che tra poco. 61. Sì. La polizia. 60, 69 a polizia. aspetta che arrivo io. Vabbè. 77. Via, prima multa. Non andare, non andare, Vale. Recapitiamo tutto a casa. No, tutto a casa. Tutto a casa. Aspetta che passo io, Jim, ma ti passo dietro. Ecco, 147. Porca. Screen. Gli mandiamo la multa pure. Andata alla vigilanza. 115. La moto, vai, segna. 100 preso. A polizia. Fatto, fatto. Fatto, spiamo la muro da questo. Oh, ma mi frega il cazzo, Marco, Marco, adesso riparto, ti ho promesso. So che ti manca la mia guida scrittosa. Leggimi nel pensiero. Non hai ancora scritto un cazzo. Io, ragazzo, stiamo a fare le murte. Famo le murte a tutti. Vai, adesso vengo anch'io. Adesso sì, raga, poi mettetevi dall'altro lato. Vabbè. Noi così abbiamo... No, no, noi partiamo, noi partiamo. No, no, voi fate normale servizio. Testiamo l'autovelo. Voi rispondete alle chiamate, però io sto qua ancora un po', faccio ancora 3-4 multe e poi abbiamo fatto casa, se ne andiamo. Testiamo l'autovelo. No, però quella è la municipale veramente. Voi state lasciando la municipale. Sì, quanto ha fatto l'NPC. Non c'è scritto l'NPC. Ecco, sta venendo una mondia al polo. Prepariamoci. Vai! 191! Madonna! Marco, metti le sirene, che troppo contro la velocità. Rispondete in radio territoriale. Vado io. Avanti! Avanti e parla. PS d'arma, mi ricevete? Eh? PS d'arma, vai. Rispondi, Marco. Avanti! Siamo al ricevimento di un KTM, ci troviamo di fronte all'armeria. Sì, tranquillo, ci abbiamo la targa, Dino. Cagli addosso, Marco. Sì, ci portiamo. Copiato, ci portiamo il prima possibile. No, questo no, questo no. Questo no. No. Non ho preso niente io, Marco. Non so che cazzo abbia visto. Non dirmi puttanate perché guarda. Non c'è niente. Come lo screen a me, aspetta, slash. Ho scritto, mi ricrascia un'altra volta, aspetta. Fai che botte faccio a foto col telefono, va. Sirene, lampeggianti, no, aspetta, che volevo fare slash. Zona garage centrale. Manda molto a casa. Copiato, arriviamo. Sirene, Marco. Bravo. E mo la metti a posto come prima? Dopo. Ecco. Avevo un kit. Stronzo. Tra parentesi. Siamo zona vecchia questura. Sì, passate.
data, data. G, senti, a me mi è crashato per adesso. È cacco, cosa detto centrale? Centrale, centrale, centrale. Eccolo. Minchia, ho fatto un pelo alla moto, poverino. Vai, vai, andate, andate, che io sto qua a pigliare ult tutti. Dov'è che sono? Ma non ho capito. Ripetere comunicazione, PS. Oh, 147. Siete... Questo vediamo quanto. Questo va piano, eh. 115 a smart. Oh, oh, raga, non sento la comunicazione. Sono questi. Gimbo, fammelo screen, aspetta. Devo già fatto, screen. Vabbè, aspetta. Anda, spedisce molto a casa. Spedisce molto a casa. Vai. Fatto. Siamo ancora a grassi centrale. Ciao Terrone. Mo si mettiamo qua con l'autovelox, giuro, tutti e tutte le volte vamo autovelox, va. Ma scusami, ma se io prendo la bici, te posso davanti che la bici? La pure che la bici? No. Scusami, che senso ha sta qua tribulare? Abbiamo la targa, gli aspediamo a casa, multa. Ecco, 150. Siamo già due. Sono cazzi suoi, c'ho due multe. Quanti punti fate porca? Oh. Passaggio con rosso, in più, dimmi da... No, no, beh, quello non mi interessa, io facciamo una multa per eccesso di velocità, basta. E niente, ricrasciato qua. Siamo qua ancora due minuti, sperando che passi qualcuno. Oh, i lampeggianti sono accesi, ci possono riconoscere. Se non rallenta, è ben visibile l'autovelox perché è davanti la macchina. Quindi... Scusa, ma se tu vai in giro e piazza l'autovelox, noi se ne abbiamo e sanamo. Ripetere? Te lo conto qua. Dove vi trovate, PS? In questo momento ci troviamo alla zona garage centrale, l'abbiamo perso. Copiato, arriviamo anche noi. PS, guardate che abbiamo la targa noi, perché è passato davanti al nostro autovelox. ...179. Tombola. Vabbè, va. Mo per toglierlo? È sempre la stessa cosa, F6. Sì, togliere. Ma perché? Ma un po' fammi guidare. Ma perché in CAF? Ma chi? Ah, sì, c'è sta tutta la polizia. È pure camionista, c'è andato. Allora, ce l'è andata anche voi? No, io non vado, guarda, fammi sta zitto. Andiamo a caserma, vale, dai. Ci sono girati i coglioni. Dei che? Allora, rimetti i cosi. Vai, vai, vale. È rosso. Oddio! Madonna, qui. Mi sono girato su se stessa, ma io. Ma da qua hai toccato una forza di mangiare. Arma del PDS. Avanti. Stavate voi inseguendo una smart nera? No, no, è passata davanti al nostro autovelox due volte, abbiamo la targa, mo io mandiamo la multa a casa. Aspetta, e chi stavate inseguendo? Aspetta, RTS. Io nessuno, l'altra norma stava inseguendo un KTM con la polizia. L'ho trovata fuori dalla questura, stava provando ad andare in autostrada a piedi, l'ho presa. Sì, ma... Mi fa rientrare qua di S. So, se ha violato il codice penale o stradale, vi da lei, cioè... Cazzo vuoi da me? Non lo so, questa è la frequenza dei carabinieri. Va bene, copiato, grazie. Si figuri. Ma
Draghetto ha detto prima cosa. Ma siete pazzi voi. Ragazzi, grazie mille per essere stati in live anche con noi oggi pomeriggio. Ci vediamo domani con una prossima live. E buona serata a tutti. Guardati. Ciao ciao.